Allora, onorevole Fulgiuel, la Lega è fortissima, è dato nei sondaggi come primo partito, Salvini un leader, adesso riconosciuto insomma, dal mondo intero, nonostante qualche polemica, ma si sa, per farsi valere bisogna anche a volte polemizzare, tra virgolette, in politica. Beh, noi non guardiamo ai sondaggi, i sondaggi proviamo a farli stando tra la gente. Quello di oggi è un buon sondaggio e ci dà un buon riscontro. Le persone vengono a portare una firma e sostanzialmente vengono a dare un sostegno a quella che è la linea di un leader che cerca di mettere in atto quello che è il programma elettorale che ha enunciato durante la campagna elettorale. Il partito cresce in tutta la regione. Ieri abbiamo tenuto la prima sessione dell'Accademia di Formazione della Lega. Qui in Calabria l'abbiamo fatto alla Mezza Terme con una grande partecipazione, la presenza del senatore Vescovi, molta partecipazione. Oggi io sono voluto venire qui a Reggio Calabria perché è una città alla quale tengo, perché è una città che affronterà un'importante campagna elettorale per la rinascita della città più importante della Calabria. Sono contento di essere qui, sono contento di essere qui con una buona, ottima classe dirigente, la vera classe dirigente della città di Reggio Calabria, e tornerò tante altre volte insieme a tanti miei colleghi, soprattutto sottosegretari e ministri, per portare avanti una campagna elettorale che libererà questa città. Ecco, a proposito della classe dirigente, c'è stata qualche polemica, nel senso che si parla di commissariamento, di ristrutturazione della Lega in Calabria. E in questo senso, soprattutto per quanto riguarda il territorio di Reggio Calabria, ci sono novità oppure questa è la struttura che rimane o altro? Allora, sicuramente il partito avrà un'evoluzione di carattere nazionale, però per quanto concerne la ristrutturazione, io sono il coordinatore regionale del partito, Michele Gullace è il commissario provinciale della provincia di Reggio Calabria, e poi qui abbiamo il nostro gruppo dirigente cittadino. C'è anche Emiliano? C'è anche Emiliano Imbalzano, che è l'unico consigliere. C'è il nostro consigliere comunale. Lavoriamo, manteniamo duro, cerchiamo di stare in mezzo alle persone. Per quanto riguarda tutte le altre notizie, io le sento più che altro sui giornali che da parte del mio partito, il quale invece ci dà tanto lavoro da fare. E ripeto, ci sono i gazebo in tutta la Calabria, ci sono 30 gazebo che si svolgono per tutta la Calabria. Come siamo abituati, la scorsa settimana abbiamo fatto altri gazebo, noi siamo fatti così, stiamo in mezzo alla gente e tendenzialmente abbiamo un partito che non ci fa fare un gazebo ogni 25 anni per inaugurare e per ricordare la nascita del nostro partito. Noi lo facciamo una volta ogni settimana. Ecco, il prossimo appuntamento, quello più imminente, sono le elezioni europee. Avete già un candidato o più candidati per quanto riguarda la Calabria? Sulle elezioni europee stiamo lavorando. Bene, grazie. Adesso velocemente al coordinatore provinciale, confermato anche dall'onorevole Fulgiuel, Michele Gullace. Michele Gullace, una raccolta firme qui sul Corso Garibaldi per dire che la Lega c'è e che comunque fa anche politica di strada. Certamente, ma noi credo che una caratteristica principale del partito nostro è proprio quella di essere tra la gente e nel territorio, conoscere e stare assieme a coloro i quali vivono giornalmente le difficoltà e le problematiche cittadine. Per noi è importante essere presenti anche con queste occasioni che secondo me sono la vecchia politica, quella che si faceva una volta dentro le sezioni dei partiti. Oggi non c'è più purtroppo questa opportunità di essere assieme, di stare assieme alla gente. Oggi si ragiona soltanto nei salotti e si guarda soltanto a prospettive che non interessano la collettività, ma ai pochi intimi che partecipano ai salotti stessi. Ecco, tante sono le persone che bussano dietro la porta della Lega, e dunque? Ebbene, questo è un fatto positivo, abbiamo la possibilità di poter scegliere le cose migliori, le persone migliori, coloro che secondo me potranno dare un grande contributo per una nuova stagione di politica. Bene, grazie a Michele Gullace. Pasquale Morisani, Pasquale rappresenta un po' quello che è l'associazionismo metapolitico culturale impertinente qui a Reggio Calabria, stanza 101. Insomma, una Lega... adesso ce l'ha appena detto l'onorevole Fulgiuele, pronta per tutti gli impegni elettorali, coesa, forse qualcosina nel territorio andrebbe rivista secondo noi, però insomma la Lega c'è. C'è tempo. Sì, noi abbiamo voluto
dedicare del tempo, degli anni, su un progetto che era quello di un dibattito culturale che ci portasse verso un'identità politica. La politica oggi deve tornare a essere la politica in mezzo alla gente, ma non può essere uno slogan, deve appartenere a una cultura. La Lega rappresenta il partito delle identità. Quindi in piena sintonia con il percorso che noi abbiamo strutturato in termini di organizzazione metapolitica, naturalmente troviamo una corrispondenza assolutamente coerente in termini ideali e in termini di partecipazione umana e politica. Quindi la Lega oggi può rappresentare anche l'idea di un rilancio di identità territoriale, perché no, per Reggio Calabria, dopo anni di assoluto degrado socio-economico e soprattutto politico, può rappresentare un messaggio alternativo, un messaggio di coesione, un messaggio di identità da cui poter ripartire. Bene, grazie. Adesso andiamo a trovare il consigliere, l'unico consigliere della Lega al momento, Emiliano Imbalzano. Emiliano, allora è una raccolta firme qui con un gazebo qui vicino alla chiesa di San Giorgio. Abbiamo visto l'onorevole Furgiuele, Perrotta, insomma tutto lo Stato Maggiore attualmente della Lega è qua. Lei è l'unico rappresentante istituzionale in seno al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, insomma una Lega che c'è ed è pronta ad affrontare quelli che sono i prossimi impegni? Sì, ci caratterizziamo per come siamo sempre stati, lavorare direttamente sul territorio, incontrare la gente, confrontarci su tutti i punti più importanti e fare in modo di poter contribuire a dare delle risposte, perché la gente capisca effettivamente che c'è una forza politica che si occupa dei problemi in particolare, i problemi che in qualche maniera interessano tutte le città, i problemi più importanti, senza che ci ripetiamo adesso quale siano. In questo caso siamo qui per sostenere la politica di Salvini e per legittimarci nella misura in cui Salvini in questo momento vive una situazione un po' curiosa, perché da uomo dello Stato, da ministro dell'Interno, c'è un'impostazione insomma di indagine per capire se lui abbia agito personalmente rispetto a un reato. Lui ha agito come ministro, quindi l'ipotesi che venga messo sotto indagine il governo è un'ipotesi che sarà superata poi dal voto anche dei 5 Stelle, anche di tutti i senatori liberi che decideranno liberamente di capire che non può essere messo sotto processo lo Stato in questo caso per un'azione che è condivisa e tra le altre cose era anche nel programma della Lega, quindi legittimata dal voto popolare. Grazie.